Una notizia di poco fa, in Val di Fiemme, nel Trentino, sarebbe avvenuta una sciagura le cui proporzioni non sono ancora chiare. Da quanto si sa, ha ceduto la diga di Prestavel, dove c'è anche una miniera di fluorite. Allora, le notizie te le ho date tutte? No, non le avevi sentite? Allora, 195 persone disperse, pronto? Delle quali 120 sono ospiti di 3 alberghi, spazzati via. Sì, non c'è più niente. L'Erica, lo Stava e il Miramonte. A 16 li abbiamo ritrovati perché in gita. Penso alle 12:20, almeno io con mia moglie, mia figlia, mia nipotina siamo saliti, siamo andati a Moena e lì abbiamo visto una nuvola al principio del paese e abbiamo capito che è successo qualcosa, poi il rumore dell'acqua, ma non immaginavamo che qui questi 3 alberghi sarebbero tutti andati. E lì purtroppo c'è anche mia sorella, mio cognato e le mie consuocere, non so se sono salvi o no, ma non saprei. 15 persone disperse in case d'affitto, quindi turisti, villeggianti, 60 della popolazione del paese disperse sempre in case nella zona colpita. Se noi andiamo qua, ecco adesso qua con questo pianerottolo, diciamo, chiamiamolo pianerottolo, io avevo questa casa, l'acqua ha spazzato, ha aperto verso est il varco, il quale ha fatto tutto questo scempio che voi vedete, portando via, completamente radendo la mia casa, che non è rimasto assolutamente niente. Questa è la verità. E mio figlio probabilmente è sottoterra morto. Cerchiamo di trovarlo. Oh signore, guardate che bel disastro. Adesso vediamo. Questo era quando era bambino. Qua c'è un po' tutta la storia di questo figlio. Oh signore Dio, qui niente. Allora noi abbiamo, ecco qua, ma non so cosa possiate vedere. Comunque le ultime. Ecco questo quando era piccolino, poi man mano che crescevo ogni anno le facevamo. E questa è la mia casa che voi potete vedere. Ecco qua la vedete, questa è la casa, eccola qua la casa. Qua la vedete molto bene. Quindi siamo a 195 dispersi. Sono state recuperate alle ore 19:15, entro le 19:15, 66 salme e sono state trovate 6 persone vive. È già un miracolo questi vivi che abbiamo trovato, perché le condizioni sono tali per cui è già un miracoloso averli trovati, perché è tutto fango, quindi è... Buonasera, è ancora impossibile un bilancio delle vittime della sciagura del Trentino, che potrebbero essere 200, i corpi finora estratti sono 50. La sciagura è avvenuta alle 12:30 nella piccola valle di Stava, una valletta che sfocia in Val di Fiemme, nelle Dolomiti. Ha ceduto il terrapieno di un bacino artificiale nel quale veniva lavato il materiale estratto da una miniera di fluorite. I danni più gravi sarebbero stati causati più che dalla quantità di acqua relativamente limitata, dalla massa enorme di fango e detriti che in pochi secondi si è incanalata nella piccola valle, spazzando via tutto quello che incontrava. La prima ondata ha investito il paesino di Stava, travolgendo decine di piccole case, e poi è piombata su 3 alberghi, l'Erica, il Genzianella e lo Stava. Ecco le immagini che vediamo riprese dall'alto, dall'elicottero. Là dove vediamo un gruppo di persone significa che c'era un albergo, c'era una casa, si sta scavando. Più a valle l'ondata di acqua e fango ha spazzato via un altro albergo, il Dolomiti. Ancora altre baite e piccole costruzioni e infine dopo 4 chilometri ha esaurito la sua furia a Tesero, dove la valletta confluisce nella Val di Fiemme. Di responsabilità parla il Presidente della Repubblica, che dal Quirinale si tiene costantemente informato sull'attività delle squadre di soccorso. Thank you.
Qualche giorno dopo, i morti contati arrivarono a 268. Le televisioni andarono via, l'esercito e i volontari tornarono a casa e il giudice iniziò le sue indagini. Il processo fu relativamente veloce. Una decina di imputati furono condannati, ma tra condoni e amnistie nessuno fece un giorno di carcere. Ma per raccontarvi questa storia, la realtà processuale non basta neppure se le pene fossero state più severe, perché quello che vogliamo raccontarvi è l'irrazionale che ha prodotto questo. E il 19 luglio i due bacini si scatenano lungo la valle di Stava con il loro carico di morte e devastazione. Con un terremoto, si vede la montagna che crolla, che viene giù, le piante che si abbattono, lì un polverone. Dove erano esattamente gli alberghi? Gli alberghi erano qua giù, lì dove ci sono le ruspe adesso, e lì non si capisce mica più niente. Qui c'erano delle case, quella lì era una casa, e c'erano 3 o 4 o 5 ancora lì, non c'è più niente. Più di 200 le salme sino ad ora recuperate, di cui 145 hanno un nome. Resta incerto il numero dei dispersi, anche se il bilancio finale del disastro si profila sempre più grave. Per decine e decine di familiari l'attesa di fronte alla chiesa di Cavalese dell'arrivo di una ambulanza, di una salma in cui ritrovare la persona cara perduta. Lei chi ha lasciato sotto quel fango? Purtroppo moglie e figlio. Il giovane figlio. Parla tu. Il figlio di 18 anni, appena diplomato, e la moglie di 55. Sto ancora aspettando il figlio, sto aspettando il figlio. È stato recuperato solo la moglie. La moglie e il figlio non c'è traccia, insomma. Sto aspettando ancora il figlio. In quegli stessi giorni si stava consumando un dramma nel dramma. Uno dei direttori della miniera aveva perso la figlia nel disastro. Venivano da una valle vicina. L'aveva portata lui stesso appena una settimana prima a lavorare come cameriera stagionale in uno di quegli alberghi di Stava, rasi al suolo dalla valanga di fango. Adriano, Paola, Leonardo, Patrizia ed Erika Vinanti. Gilberto ed Oriana Vinanti. Ivana Zanon. Elvira, Giuliana, Enrico, Lorenzo e Massimiliano Zeni, Agnese Zorzi, Lucio De Floriano, Giovanni e Maddalena Dell'Addio, Manuela Della Sega, Liana Mic, Pasquale Mic, Mario, Dolores e Giuseppe Mic, Giuliano, Sandra e Massimiliano.